Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci in un nuovo video. Come state? Tutto bene? Io sì, sono appena tornato al lavoro, sono le 7:15 di sera. Non ho ancora mangiato perché devo fare il video assolutamente subito perché è arrivato un pacco e quindi voglio subito usarlo, quindi devo assolutamente farci subito il video perché mi piaceva spacchettarlo, anche se quando mi è arrivato me l'ha aperto mio padre. Perciò andiamo a parlare. Innanzitutto sono le cuffie quelle wireless dell'iPhone. Non sono originali, ma dovrebbero essere abbastanza buone. Le ho pagate 49 € e le ho trovate in un link di pubblicità su Instagram. Quindi adesso andremo a verificare se sono abbastanza buone o se fanno schifo. Comunque sia, se faranno abbastanza schifo, prenderò quelle originali perché volevo già prenderle, perché voglio prendere tutto originale. Infatti adesso sto mettendo i soldi da parte perché voglio prendere sia il caricatore per la carica, la fast charging, solo che costa un po' perché bisogna comprare il cavetto che costa 25 € e l'adattatore che ne costa qua 76, mi sembra. Insomma, devo spendere sui 90 €, 95 € per prendere tutto. Non contento, voglio comprare anche il caricatore wireless da appoggiare sul comodino, che ne costa 69. Oggi o per di là, 60, 69, qualcosa del genere. E quindi sto mettendo un po' i soldi a parte. Quindi per non spendere altri 170 per le cuffie originali, ho detto, boh, le ho trovate, le provo. E quindi niente, il pacchetto vi arriva tramite GLS, io qui ho oscurato perché c'è la mia via, logicamente. E mi è arrivato nell'arco di 48 ore, un giorno e mezzo praticamente ci ha messo. Io l'ho ordinato, paghi alla consegna, quindi è abbastanza tranquillo, cioè nel senso non è che dice se non mi arriva ci ho speso 49 €, no. Paghi alla consegna, infatti ho lasciato i soldi ai miei perché logicamente lavorando tutto il giorno o me lo facevo consegnare al bar, però non mi sembrava il caso. Me lo facevo arrivare a casa. Così ho fatto. E niente, praticamente ti sbuca questa casella dove me devi mettere nome, cognome, indirizzo email, la via, e poi te la spediscono. Qualche giorno dopo ti chiamano per una conferma, ti chiedono anche il numero di telefono. Ti chiamano e ti dicono: tra 1 o 2 giorni lavorativi ti viene mandato il pacco. Il numero che vi chiamerà potrebbe iniziare con 380 e finire con 93. Vi dico così perché non sono sicuro che sia quello, quindi di conseguenza preferisco non dirvelo tutto intero, ancora vi dico il numero di qualcuno. E niente, infatti io un paio di giorni non ho risposto a queste chiamate perché dicevo chi cazzo è, sono a lavoro, non rispondo. Poi un giorno che sono uscito leggermente, mi hanno chiamato leggermente dopo, allora boh, ho detto boh, rispondo perché mi stanno continuando a chiamare. Ho risposto e appunto mi stavano chiedendo la conferma delle cuffie, mi fa, e allora mi confermi, inviamo, mi dico sì, ci mancherebbe. Mi hanno detto nell'arco delle 2 o 3 giorni lavorativi dovrebbe arrivarti, e così mi è arrivato oggi e mi hanno chiamato l'altro ieri. Oggi mi è arrivato in mattinata verso mezzogiorno. Quindi oltre il pacco che si presenta così, che vedete è stato aperto, e niente, poi all'interno ci sono subito queste, come vedete. Vuoto totale. Il pacchetto si presenta così, logicamente non c'è la marca Apple, ma è Power Sound. Dietro c'è qualche scritta che non so cosa sia. C'è scritto versione wireless, impedenza, microfoni, frequenza, capacità batteria, temperatura di utilizzo, ingresso, distanza di trasmissione fino a 10 metri, durata della batteria c'è scritto 2 o 3 ore, tempo di ricarica 1 o 2 ore, il suono ufficiale di X-Power e in allegato istruzioni in italiano, compatibile con iOS e Android, quindi potete collegarlo anche agli Android. Andando ad aprire, lo apriamo così, spero che non mi cada niente perché non l'ho mai visto, quindi voglio farlo vedere anche a voi. C'è subito la scatolina, che ovviamente c'è scritto X-Power, però carino, davvero carino, perché io ho visto tipo in giro i marocchini o i cinesi vendono solo le cuffiette, cioè tu apri ci sono solo le cuffie, invece qui c'è proprio la scatoletta che è in cellofanata, quindi
Voilà, qui c'è il tasto power e aprendolo così, praticamente quasi identico all'originale. Dentro la scatola ancora, qui avete intravisto, c'è il cavetto per metterlo sotto carica che è quello, l'attacco USB, quindi quello del Samsung. Poi c'è questa robaccia qua, questo robino qua e le istruzioni che dovremmo vedere perché io non so come funzioni questa roba, cioè non so proprio come si colleghi. Quindi adesso andiamo un po' a vedere. Rimetto il cavetto dentro, la bustina, chiudo la scatola. Vediamo un po' queste istruzioni che dicono. Ok, ci siamo. Sì, a quanto pare non ci voleva nemmeno una scienza, cioè voglio dire. Allora, vediamo anche i passaggi assieme, così per chi non lo sapesse, registrazione schermo time. Ok, la registrazione schermo è partita. Andiamo nelle impostazioni, Bluetooth ovviamente, e acceso, lo appoggio qui, tra l'altro qui se schiacci, non si, non, lì non si vede perché c'è un sacco di luci puntate contro, però fa la lucetta blu, che sono in carica, e aprendole qui mi dà rossa probabilmente perché sono quasi scariche, poi tirando con un po' di forza perché evidentemente sono, sì, sono proprio incassate che hanno l'attacco per caricarle, si sfilano. Questo lo chiudiamo, la spegniamo, ok. Andiamo ad accendere con i tastini che hanno qui dietro, tenendo premuto, e dovrebbero fare una luce, esatto, azzurra e rossa. Dopo quella lucina qui sbucano i dispositivi da attivare, me ne sbucano due quindi non so cosa schiacciare, le schiaccio uno a caso. Ah, tra l'altro volevo poi anche comprarmi l'Apple Watch, però quello sicuramente molto molto più avanti perché costa un pochettino. Giusto un pochettino. Ok, mi dà connesso. E adesso andiamo a verificare quanto è connesso. Ok. Devo dire che si sentono abbastanza forti, quindi molto molto buono. L'unica cosa adesso volevo verificare il microfono, che dicono che abbia il microfono incorporato. Però penso che sia buono anche quello. Sì, diciamo che la qualità nella registrazione non è granché. Cioè, è quello che è. Ovviamente per quello che è pagato. Poi non so, io non ho neanche mai sentito. Io non ho mai sentito quelle originali, quindi non so. Però non sono mali. Assolutamente. Come audio è buonissimo, cioè proprio limpido, bello, alto come le cuffie originali. E come audio un po' meno. Però logicamente non è che si può pretendere chissà che cosa. Cioè hanno un costo solo di 49 euro, quindi voglio dire, forse sono leggermente solo più grosse di quelle originali. Adesso vado a prendere le mie, quelle col filo ovviamente, per verificare, così vediamo. Eh sì, infatti sono un po' più bombate, vedete? Si vede proprio. Poi non so se anche quelle originali sono così più bombate, però sì, sono leggermente più grosse. Detto ciò, è finito il video. Sono molto 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 comode perché i fili l'Apple li fa lunghissimi. Io non so che tipi di problemi abbia l'Apple, cioè fa i cavetti che sono lunghi da qua a qua e i fili delle cuffie che sono lunghissimi. Non so che problemi abbia. Infatti, quando poi metti in tasca il telefono e hai le cuffie, hai questo filo che ti penzola, soprattutto io che sono basso, che a momenti tocca per terra. Quindi molto molto ottime, inoltre comunque forniscono anche questo. Come colorazione le davano disponibili solo esclusivamente bianche. Su altri siti o comunque in giro tipo marocchini cinesi ho visto che le vendono anche di altri colori. E logicamente costano di meno, quindi sicuramente cambierà anche l'audio e tutto quanto. Chissà se un giorno magari riuscirò ad avere un po' di soldi da spendere, ma proprio da spendere, tipo buttare, proverò a prendere anche quelle dei cinesi, così le compariamo un pochettino. E quando avrò i soldi da spendere, comprerò quelle originali, così le compareremo tutte e tre. Che ne dite, eh?
Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace perché questo video bomba, vi ho portato veramente un prodotto magnifico. E non dico che vi lascio il link sotto perché non c'ho proprio voglia, però penso che se iscrivete X-Power Sound, cuffie, AirPods, queste cose del genere, le trovate tranquillamente. E niente, quindi lasciate un bel mi piace, un commento qua sotto, iscrivetevi soprattutto al canale, attivate la campanellina. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, eh.